Anche quest'anno abbiamo deciso di passare la nostra estate all'insegna del tennis e del mare. Per farlo siamo tornati nell'unico luogo in grado di mettere assieme tutte queste caratteristiche, senza mai tralasciare, ovviamente, divertimento, cultura ed enogastronomia. Bentornati in Croazia, nella città istriana di Umago, per seguire la 29esima edizione del torneo internazionale di tennis di Umago, il più antico di tutta la Croazia. A farci gli onori di casa, esattamente come lo scorso anno, è il vero idolo locale. Basti pensare che l'arena principale è dedicata proprio a lui, Goran Ivanišević. Kako se osjećam? Povijek se lipo osjećam, atmosfera je opuštena, dobar tenis, dobra zabava, za svakoga po nešto i svake godine Umag sve bolji i bolji, uspješni, puno boljih igrača, boljeg tenisa, tako da svake godine Umag sam sebe iznenadi, u pozitivnom smislu. Šta nedostaje? Pa vidite, uvijek može biti bolje, uvijek mogu biti bolji igrači, ali zna se koliko ti igrači koštaju, koliko to znači da ih se dovede. Datum, odmah poslije Wimbledona, svi najbolji se odmaraju, prelazak s trave na beton nije lako, tako da ja mislim da se Umag drži jako dobro s obzirom na datum, s obzirom na vrijeme kad se igra, za sad je to sve super. Koga vidim kao pobjednika, pa teško mi je sad prognozirati ko će pobijediti, ali recimo finale Lajovića Kinato bilo bi ok finale. Zašto? Zato što mislim da oba dvojica igraju jako dobro ove godine, pogotovo će Kinato, polufinalist Roland Garrosa, za sada još nije pokazao sve što zna, ali lagano diže formu, a Lajović igra konstantno dobro ove godine. I pronostici di Ivanišević si bloccano già dai primi turni. Il serbo esce di scena agli ottavi di finale in 7-6-6-5 contro l'argentino Guido Penna. Al contrario, il nostro Marco Cecchinato sembra essere in forma e continua imperterrito la sua scalata verso un altro grande traguardo in questa stagione davvero da incorniciare. Vediamo quindi come sono andate le cose. Noi proviamo a rimanere imparziali, ma non riusciamo a nascondervi che un po' di tifo lo stiamo facendo. Sicuramente lusingato, perché sentirmi dire da un giocatore incredibile come Ivanišević che possa vincere questo torneo è importante per me, perché comunque ormai i giocatori mi iniziano a conoscere, sanno che comunque inizio a essere molto un buon giocatore, direi ostico da battere, molto duro, ecco, però vediamo domani, già domani sarà un match difficilissimo e vediamo partita dopo partita. Ero 4-2 sotto, lui giocava abbastanza bene, però io ero presente sin dai primi game, ho iniziato a spingere di più perché vedevo che se stavo dietro e comunque facevo comandare a lui lo scambio, non facevo molta fatica. Dal 4-2 in poi ho iniziato a comandare io lo scambio, soprattutto col servizio, e anche col dritto andava sempre meglio. Mi sembra di aver vinto 10 giochi di fila, quindi dal 4-2 sotto sono andato su 4-5-0 e ho cambiato ritmo di gioco. Well, I think I played good the entire match. Maybe in the second set I was a little bit nervous because I was feeling that I had the match so close to win, so. But I think overall I played a really good match and I'm very happy. Both players are playing good. Cecchinato made semifinals in Roland Garros, he's playing unbelievable. The other Marco, I know him really well because he's from Argentina, he's from my same age, so we played a lot of time together, so anyone is going to be a very tough final tomorrow.
Sì, ho avuto una o due palle per il 3-0, doppio break, comunque lui era partito veramente bene. Io ero presente, comunque giocavo abbastanza bene, appena mi ha regalato due punti sul 2-1 che è andato 0-30 ho iniziato a giocare sempre meglio, appena ho fatto il break ero io che comandavo il punto, avevo lo scambio sempre in mano io e a lui muoversi non piace tanto, quindi sono stato bravo perché nonostante lui giocasse veramente bene i primi game sono stato attaccato e comunque attaccato col servizio e appena mi ha regalato qualcosa subito gli sono montato sopra. Sicuramente dovrò giocare meglio di oggi e anche di ieri per vincere la finale di domani e penso che ancora devo un attimo parlare col mio allenatore per preparare il match di domani. I do not have any favorites. I'm sorry. I know that you have your candidate in the finals. I just want to see good tennis tonight and I will be cheering for both. Sono partito subito bene, ho iniziato il match molto concentrato e ho preparato bene questo match perché contro di lui non avevo mai vinto, anzi avevo vinto una volta però si era ritirato con il punteggio di 6-1 sopra. Era da Parigi che non mi aiutava così tanto la palla corta, nei giorni precedenti non era andata benissimo, oggi sono stato bravo perché comunque la facevo quando ero con i piedi dentro il campo, però penso che oggi mi abbia dato una grandissima mano il servizio, ho servito molto bene. Vorrei dedicare questo torneo alla mia famiglia e poi anche al mio team perché stiamo facendo un grandissimo lavoro. The winner, Marco Cecchinato from Italy. Ovviamente una dedica speciale alla mia fidanzata che mi sta aiutando tanto e tutte le persone che mi sono state vicino nei momenti difficili e stanno vivendo tanti bei momenti e stanno gioiendo insieme a me.